bentornati sul mio canale. Oggi voglio farvi un video in cui vi faccio vedere delle cose cartopazze che secondo me sarebbero l'ideale da regalare appunto a delle persone amanti della cartopazia, quindi a tutti i morosi, fidanzati, mariti, amici che non sapete cosa regalare alle cartopazze, guardate i miei consigli e nell'info box, quindi giù, controllate, perché vi metto anche il link alle cose che adesso vado a mostrarvi. Allora, iniziamo subito dalla prima idea appunto di regalo. Allora, la prima cosa che potrebbe interessare a una cartopazza è ovviamente un'agenda. Allora, io ho trovato questa agenda della marca Charuca, che sono veramente stupende. Questa è in formato A5 e io ho scelto questa tonalità rosa con i pois neri perché secondo me è molto molto elegante. L'agenda è questa, il formato A5, quindi è bella grande, e ora vedete, guardate anche l'interno, stupenda. Allora, riusciamo a vederla ingrandita. Gli anelli sembrano anche belli grandi, adesso vediamo se nelle descrizioni dice quanto sono grandi. Tre 35 mm, quindi sono 3,5 cm, quindi veramente grandi. Quindi l'amante di agenda sicuramente l'apprezzerà questa cosa. L'agenda è veramente bella, bella ed elegante. C'è anche la versione nero, in formato anche A6, quindi un po' più piccola. Diciamo che l'A6 si può portare in giro, quindi tenerla in borsa. L'A5 invece è più da tenere magari sulla scrivania a casa o appunto per fare la decorazione agenda. Come sapete, noi cartopazze amiamo la decorazione agenda. Passiamo alla seconda idea. La seconda idea è questo set della Bic, Pink and Purple, quindi rosa e viola, dove appunto trovate diverse cose. Allora, c'è un astuccio, due penne a sfera, una penna correttore gel, una matita grafite con gomma, un pennarello da scrittura, tre indelebili e una matita meccanica, tutto sui colori del rosa. Quindi si presenta la confezione così, stupendo. Questo è tutto quello che c'è dentro. Dettaglio, e un amante di cartopazia non può che amare queste cose. Poi passiamo alla terza idea. Allora, la terza idea sono i pastelli della Prismacolor, i Prismacolor Premier. Per chi ama disegnare e colorare, questi pastelli sono veramente stupendi perché sono molto grassi e quindi si riescono a sfumare talmente bene che non sembra neanche colorato con dei pastelli. Sono pastelli professionali, infatti anche il prezzo è un po' elevato, anzi forse adesso non è disponibile questo. Ah, ok, ci sono varie offerte disponibili presso questi venditori, abbiamo varie offerte, insomma questi sono un po' cari, però ci sono anche dei set che costano di meno perché io li avevo presi e non li avevo pagati così tanto in realtà. Anzi, magari facciamo così, Prismacolor. Ecco, in realtà no, proprio costano così tanto. Allora, io sono stata fortunata perché quando li ho acquistati li ho pagati, mi sembra, 49 euro, ma appunto erano 72, quindi veramente ho avuto, diciamo, una fortuna, perché adesso vedo che costano, quelli da 72 costano 90-92 euro. Niente, io comunque magari vi lascerò anche il link a questi, perché magari se li cercate nel periodo appunto del Black Friday magari avete un'offerta più vantaggiosa. Poi un altro regalo che secondo me potrebbe interessare le cartopazze
questo set da 15 clear stamp. Anche i clear stamp sono molto ambiti dalle cartopazze, e qui abbiamo addirittura 15 clear stamp ad un prezzo veramente vantaggioso. Questi sono i set, quindi 15 clear stamp. C'è anche quello per datare il calendario, quindi molto molto conveniente. Belli, ci sono fiori, diversi, proprio diversi set. Poi ora passiamo dei regali che sicuramente ameranno, però diciamo un po' più costosi, e sono i plotter da taglio. Allora, io ho selezionato due tipologie: la Cricut Maker, che è secondo me la migliore perché fa veramente tante cose, taglia diversi materiali rispetto alla silhouette, veramente fa delle cose stupende. Io ho ancora la silhouette, però la mia idea è quella di passare alla Cricut, quindi sicuramente in un futuro farò questo cambio. Eccola qua, può tagliare veramente anche il legno, se non sbaglio si può anche incidere, quindi veramente si possono fare davvero tantissime cose. E questa, se dovessero regalarmela, io sarei felicissima, davvero felicissima. E tornando appunto quindi al discorso del plotter, l'altro un po' più economico è quello della marca Silhouette, e io ho scelto appunto la Silhouette, la Cameo, la 4. Ho scelto la Cameo perché la Portrait è quella un po' più piccolina, mentre la Cameo è quella più grossa, quindi si riesce anche a tagliare materiale un po' più spesso rispetto alla Portrait. E niente, quindi questa qui è la Cameo 4. Anche questa sicuramente avrete sentito parlare di questa macchina da taglio. Anche lei può fare tante cose, tagliare il feltro, mi sembra che lo spessore massimo sì, è 3 mm, non può fare tutto quello che fa la Cricut, però anche questa è veramente ottima. Dopo il plotter passiamo un altro regalo che secondo me potrebbe piacere molto alle amanti della cancelleria e soprattutto a chi ama scrivere. Ed è appunto questo set di brush pen della Pentel. Sono 12 penne, questi sono i colori, e secondo me sono veramente ottime per chi inizia a fare brush lettering. Sono facili da usare rispetto magari ai Tombow, che hanno la punta un po' più morbida, quindi un po' più difficili da maneggiare. Queste veramente io le straconsiglio, anch'io le ho, e sono partita appunto da queste per fare un po' di brush lettering. E con queste devo dire che mi vengono anche delle scritte molto molto carine, quindi queste ve le consiglio. Mi raccomando, quando le scegliete ricordatevi di controllare che ci sia il codice SES15C, perché altrimenti non sono brush pen. Poi, dopo le brush pen, un'altra cosa che posso consigliarvi è questo bellissimo set di washi tape. Anche qui il washi tape, altro accessorio necessario per una cartopazza. E sono appunto questi 6 con degli inserti in foil oro, in foil dorato, anzi forse anche rose gold o bronzo, davvero davvero stupendi. Passiamo poi ancora ad un'altra agenda, questa è in formato A6, quindi un po' più piccolina, ed è della marca Love Doki. Io le Love Doki le amo perché ne ho prese diverse da AliExpress e sono veramente stupende. Qui lo trovate in vendita su Amazon, c'è questo modello che su AliExpress non ho mai visto ed è molto molto bella. Se non sbaglio c'è anche di altri colori, esatto, c'è in versione nera. Esatto, quindi queste hanno gli anelli oro, le prime due hanno gli anelli oro e poi ci sono quelle con gli anelli neri, sempre però formato A6.
Passiamo ora all'ultima idea regalo che oggi ho voglia di consigliarvi, ed è questo set di bullet journal. Come potete vedere è un set abbastanza completo, in formato A5, le pagine sono puntinate e contiene anche degli accessori. Allora, una penna, degli stickers, questi che sono dei tab e di il righello. Molto carino, all'interno qua vediamo, questo qua è già l'indice, e poi le pagine sono numerate, come un vero bullet journal. Dotted, quindi vuol dire che è puntinato. E niente, quindi questi sono i miei consigli, i miei 10 consigli di regali per amanti della cancelleria, della cartopazia, chi ama decorare l'agenda e tutto quello che è la creatività, lo scrapbooking con la carta, insomma, quello che si fa con la carta. Spero che questo video vi sia potuto essere utile, soprattutto a chi non sa cosa regalare alle cartopazze. Fatemelo sapere nei commenti. Io vi ricordo che nell'info box, quindi qui sotto, aprite quella freccina e vedrete l'info box, trovate il link a tutti i prodotti che vi ho mostrato, quindi se volete acquistarli li trovate lì. Io vi ringrazio ancora per avermi seguito, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!